Arma yi non ingir kunta yo haba. Inshallah kumene le. Ko yo kana ne. Ron bono yi so ida atiya se o. Da ya so gonki na fi kai. Wannan horo za wala ba ne. Ka yin na he bala ba ta bambe. Da bamu. Talibin ke ba. Sil sin warbe ona kwasi la gudrin golono tala kanti ko wala ya gel kan haune kan haune gir jol sura wala yon le dai des des jo suru min wala da duru min na sa nomre ko mon lo un gel jo rab sur ki balan le ta ma ave horo gel jol sura ne ki ya ah gwar go sunu akir ka ba buru malo pele passare. Sai che stavano lì vicino quel capannone lì, il capannone che c'è di là, no? E i primi giorni che erano arrivati questi, come si chiamano, migranti, il ruffianavano un po' dappertutto perché non sapevano dove andare a abitare, io penso. E così un bel giorno hanno provato a scavalcare lì dalla porta. E i cani gli hanno chiesto cosa stavano facendo. Uno è saltato dentro, l'altro è rimasto fuori, ma quello che era dentro dopo non ce la faceva più andare alla porta, perché quel cane lì, quello lì l'ha lasciato entrare, poi dopo non lasciava più andare alla porta a scavalcare. E il vicino lì che sta al capannone mi ha telefonato, mi ha detto: guarda che ci sono dei neri che stanno scavalcando, vogliono entrare dentro il recinto. Io non ero qua vicino, appena sono potuto arrivare i neri non c'erano più. Quello che era dentro si vede che è potuto scappare, non so se il cane l'abbia poi morsicato o cosa sia successo, però ha detto di quel mio vicino lì che c'è il capannone lì davanti, mi diceva, lui gridava e il cane cercava di morderlo, è scappato. Dice che è uscito dall'altra porticina che c'è di là del recinto, si vede che ha trovato un buco ed è scappato. Buono? Siediti. Fermo, immobile. Devi guardarmi, io sono il tuo dio. Così, bravo. Attento, attento, non perdere di vista il proiettile. Voilà. Io qua recinto, proprio detto così, tra niente, proprio per me. Per me che ognuno lo sappia, anche davanti a una telecamera, per me che ognuno lo sappia, prendo. Compro il giornale quasi tutti i giorni, la stampa, adesso non me le vogliono quelli della stampa, perché
ci cavo dentro e prendo la stampa, prendo, metto due foglie un po' più robuste la cosa e poi dopo mi approfinguo e ce la faccio dentro. Quest'anno non tanto i neri, ma l'anno scorso i neri su quella strada lì che tu hai fatto venire qua lì dal consorzio, al mattino presto passavi lì verso le 5:30-6 appena albeggiava, erano tutti lì 10 metri uno dall'altro e facevano i suoi bisogni lungo la strada. Quindi la fan l'ur, poi noi fai la mindri, intanto carta, dico bene, punto. L'odio mio contro gli amministratori del comune di Saluzzo. Ma io sono li ho odiati perfino a tal punto di prendere le armi, di andargli a sparare a vista, man mano che li vedevo, non me ne faceva più niente della galera, di andare a essere, come si dice, dichiarato assassino, eccetera, perché proprio loro ti distruggevano. E invece qua in ultima abbiamo il deposito dei neri, abbiamo i capannoni, le case prefabbricate per gli extracomunitari che sono venuti, chiamiamoli, non lo so se ci sono extracomunitari o cosa. Sono uomini neri. Ma sa se pa... Ça, est-ce que vous avez besoin que je vous raconte quelque chose sur ça? Ça se voit. Ce n'est pas un mot de ventre, mais c'est le mot des yeux. Le mot des yeux, ça ne se cache pas. Nous sommes nés trouvés comme ça. Hein? Nous sommes nés trouvés comme ça, mais... Ce que le pauvre a besoin aujourd'hui, c'est le minimum de vie. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Sinon, tout le monde sait que les riches dans le monde sont comptés, mais les pauvres ne sont pas comptés. C'est incomptable. Je suis obligé de reprendre cette vie en voulant profiter de l'expérience. C'est nous les immigrés. Moi j'ai perdu des amis, j'ai perdu des parents. Nous vivons mal, très mal, mais nous n'avons pas la solution. Nous sommes obligés. Quand je demande à un homme, je pense qu'il soit en Europe, on dit qu'il est mort dans l'eau. Quand je demande à telle personne, on dit qu'il est resté dans le désert.
sì. Urca, troppo cotta. Da solo è una merda la vita da solo. Puno, vuoi un vicino quello Puno? Tu mi fai sempre compagnia, sei bravo, sì, tu sei sempre qui, non disturbi, se arriva qualcuno li sbrani. Ma Puno, mi moro, eh? Ma non già il conto, eh? Costumo l'educazione. Passa fin di lavare in masecchi la fame e mal, capisci? E lui mi preoccupa, eh? Magari passai stasera a rampa su un buon salutello, o ci ha messo per bevi una volta. Guarda che effetto fa la montagna. Effetto strano. Sarà la quota, la vicinanza agli dèi. Ma sapei, come dice anche la Bibbia. Certo che però... Dove avete ciapando già flunt, porgere l'altra guancia, per lì mi è un po' una cosa strana. Un po' troppo strana, secondo me. Mi sono ciapando già flunt, almeno mi sembra che farei. Non mi porto l'altra guancia, ma mi erano due né due, se basta neanche tre. Perché poi se lì in cammino, stai lì a guardare tutto. Non stai lì a dire, ma gli do, gli dasco un po' di interessi, capisci, se riesci, se no non c'è bisogno di niente. Quell'insegnamento lì non mi va giù. Perché gli altri ti possono fare del male e tu dovresti pure perdonarli. Ma è un po' una cosa... un po' un paraio.